Finalmente Gigi Proietti, il grande Gigi Proietti, arriva ad Avellino, torna ad Avellino dopo l'esperienza del Teatro Tenda quando ci fu il terremoto dell'80. Quella è l'ultima volta che ha messo piede in città. Ecco, adesso vedi. Io l'ho ricordato. Sì. Sì, c'era stata qualche occasione, qualche pourparlers avevamo avuto, poi o per motivi di tempi oppure di impegni di lavoro, eccetera, eccetera, non c'è stata più. Poi si dà il caso che io non faccio quasi più tournée da parecchi anni. Se faccio uno spettacolo, magari mi metto in un teatro a Roma, ringraziando il cielo e il pubblico romano. Hanno tenature molto lunghe, per cui finito Roma poi posso fare una piazza o due, ma non tante di più. Per tanti motivi, anche per motivi economici, perché girare il problema appunto di chi fa teatro è anche questo, insomma, che spostandosi dalla propria sede i costi triplicano, insomma. E adesso sono venuto, adesso voglio, ancora non ho visto il teatro, non ho visitato, adesso voglio andare a vederlo perché ho visto soltanto delle fotografie, una brochure che mi hanno portato, è un'impresa, insomma, bisogna fare i complimenti alla città perché insomma non è così consueto, no? Che si aprano spazi di questo tipo e mi fa molto piacere. I grandi del teatro italiano si sono cimentati con Pierino il Lupo. Per quale motivo la sua scelta? Ma non è proprio una scelta, me l'hanno proposto anni fa e ne feci una versione, non è una versione molto. Mi sono chiesto se era il caso di trovargli delle cose particolarmente strane, poi mi sono reso conto che invece richiede il testo di essere rispettato per come è, perché se no diventa una sorta di esposizione narcisistica dell'attore che vuol far vedere, invece lì bisogna. Sarebbe bello però farlo per un pubblico di bambini, vorrei vedere che cosa succede, perché spesso o perché si fa di sera o perché viene un pubblico adulto che gradisce ovviamente la musica di Prokofiev, però ai bambini sarebbe divertente vedere quali sono le reazioni. Lo faccio perché mi diverte molto, poi essendo un'opera molto breve rimango normalmente un po' col pubblico. Deviando completamente, cambiando strada e cambiando anche repertori, ovviamente. La sua prima grande passione però era la musica, quindi questo ritorno alla musica è un ritorno al passato. Sì, io non ho mai mollato, in effetti, utilizzata in un altro modo, ovviamente. Un tempo facevo il cantante da nightclub quando ero studente università, quello non l'ho più fatto, ovviamente, ma non è che abbia velleità di vendere i dischi, insomma, non ci ho mai pensato. Gli piace la musica pure al Signore. E niente, la uso, la utilizzo quando posso, o canzoni, oppure musica di scena. Io sono molto amico di Piovani, abbiamo fatto delle esperienze molto belle insieme, tipo i Sette Re di Roma. Abbiamo fatto un Socrate al Piccolo Teatro di Milano dove abbiamo tentato di fare musica per scena o musica di scena fatta come si faceva un tempo, man mano che vanno avanti le prove, il musicista crea i climi con la musica, insomma, l'ho sempre curata, insomma, per cui qui si tratta di musica sublime, si tratta di cose molto importanti, cioè, quindi uno si sente anche un po' flattered, come dicono. Gli inglesi. E dopo il teatro dove la rivedremo? In Al televisione? ristorante. Al ristorante. Grazie mille. Grazie a voi.